tutti, benvenuti in un nuovo video. Io sono Edoardo e oggi, come avete visto dal video, parlerò di nuovo di università. Ebbene, si è tornato l'argomento e oggi parlerò delle 7 tipologie di universitari più carine e curiose a lezione. Manderò come sempre il jingle e poi partiamo subito, quindi jingle! Iniziamo subitissimo con il primo. Non è il primo, cioè è il primo, ma è proprio questa tipologia di universitario, l'ho classificata come primo, perché questo individuo vuole sempre arrivare primo a qualunque cosa, vuole rispondere a tutte le domande che vengono fatte dal prof, anche quelle che non vengono fatte lui risponde. Non lo metto primo a caso, non l'avessi messo per primo si sarebbe incazzato sicuramente. Ha una laurea ad honorem della facoltà che sta facendo, anche se è la stessa facoltà, non lo sa. Lui ovviamente è seduto in prima fila durante le lezioni e potesse, si siederebbe proprio sulla cattedra, o anzi vorrebbe proprio prendere il posto del professore, ma questo causa un po' l'inesperienza, anche se non dobbiamo dirglielo se non si arrabbia, non può farlo. Quindi potrebbe fare a gara con gli scienziati più importanti e solo contro di loro potrebbe perdere, e dico potrebbe. Prende appunti aggiungendo cose in più a quelle che il prof dice. Passato il primo, andiamo a quello che io chiamo il ghiro. Il ghiro è questo individuo che regolarmente arriva in ritardo a lezione, circa 40 minuti in ritardo. È posizionato ovviamente in ultima fila perché della lezione non gliene strabatte niente, l'unica cosa che lui vuole fare è dormire, ma ha una grossa capacità. Quando è necessario, il prof gli sta per fare una domanda, oppure se il prof inizia a girare per l'aula perché non so, ha dato un esercizio da fare, il ghiro si sveglia immediatamente e come se nulla fosse si mette a fare quello che è richiesto. Ovviamente il ghiro non prende mai appunti, è impossibilitato, sta facendo delle altre attività, ma nonostante questo è molto brillante come persona. Arriviamo alla definizione della terza persona, che è l'ansioso. Lo si riconosce immediatamente da dove è posizionato in aula, perché è posizionato sempre all'esterno. Deve aver avuto un qualche trauma infantile oppure al liceo dovuto agli innumerevoli compiti a sorpresa, perché ha l'ansia di esami così a buffo. Ha innanzitutto un aspetto da schizofrenico, due occhiali tante perché ovviamente tutta la notte, tutto il giorno, sempre lui studia per un esame che non si sa quale sia. Alla domanda come stai si gira come se gli avessi chiesto di sacrificare il gatto in un rito satanico e ti dice: questo non c'è scritto negli appunti. Ovviamente è seduto, come ho già detto, nella parte esterna perché nel caso il professore faccia qualche domanda che lui non sa ha le vie di fuga. Ovviamente non è seduto né troppo avanti né troppo indietro, perché se no troppo indietro darebbe troppo nell'occhio al professore, troppo avanti sicuro gli farebbero domande, quindi sta nella metà. Quarta tipologia di universitario, che è l'incompreso. È colui che a lezioni non prende appunti perché lui ha una memoria tipo un super computer. Ed è incompreso perché, visto così, uno che non prende appunti cosa viene da pensare? C'ha voglia di far niente. E invece no, vi stupirà perché lui sa tutto. Non gli serve prendere appunti. Però questo non viene visto molto bene dal professore. Arriviamo al quinto, l'indaffarato. Lo dice il nome stesso. Una persona super impegnata, fa 3102 cose oltre ad andare all'università. Lo si riconosce perché durante la lezione con una mano prende appunti, con l'altra batte al computer gli appunti della volta precedente perché non ha avuto il tempo a casa di farlo, perché a casa lui va solo per dormire. Lui a casa non c'è mai, COVID a parte, lui non c'è mai, perché fa 1200 attività: skydiving, salto col giavellotto, lancio del peso, lancio della nonna, lancio della spazzatura, fa tutto. E siccome ha 1200 impegni, la sua agenda, le sue pagine sulla giornata sono multiple, deve andare prima via da lezione, si veste tipo quasi sempre un quarto d'ora prima e ovviamente deve uscire prima dall'aula, però dove si siede? In mezzo, in modo che debba far alzare tutti gli altri, quelli della fila. Perché? Perché è divertente, gli piace far così.
Adesso abbiamo la cosiddetta chiacchierona, è quella che, lo dice appunto anche qui il nome stesso, è quella che a lezione non sta zitta un attimo. Manco se gli chiudessimo la bocca con 250 graffette riuscirebbe a stare zitta. È riconoscibilissima perché a lezione prende appunti tipo con 722 colori diversi, con 152 penne di colore diverso, perché in realtà la chiacchierona ha personalità multiple, ha circa 125 personalità. A seconda della personalità che prende il sopravvento in quel momento, sceglie un colore diverso, quindi i suoi appunti, piuttosto che essere veri e propri appunti, sembrano dei quadri espressionisti. Dove è seduta questa persona qua? Vi chiederete. Dove capita? A seconda della personalità che in quel momento si siede, sceglie un posto diverso. Quindi si mischia, è camuffata in mezzo ai normali. Infine abbiamo l'esotico, lo chiamo così perché in realtà questa persona non voleva fare l'università, non gliene strabatte niente dell'università, lui voleva fare il musicista in giro per il mondo, ma purtroppo ai provini di X Factor non è stato preso. Quindi i genitori gli hanno dato una scelta: andare a lavorare o andare all'università. Siccome lui crede di poter essere preso ancora ai provini di X Factor e ci crede in questo, secondo lui ha più tempo per prepararsi andando all'università. Quindi all'università non gli strabatte niente, è seduto in ultima fila, non prende una mazza di appunto ed è riconoscibilissimo perché ha sempre le cuffie. Lui ascolta la musica anche sotto la doccia, anche quando dorme. Il suo unico scopo è quello di andare in giro per il mondo, e da qui il nome appunto esotico, per andare a visitare posti meravigliosi ed esotici. Pur non prendendo una mazza di appunti, fregandosi dell'università, galleggia durante le domande che il prof potrebbe fare durante le lezioni. Bene ragazzi, il video finisce qui. Grazie come sempre chi è arrivato al fondo di questo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale, mi raccomando, iscrivetevi a sto maledetto canale. Seguitemi su tutti gli altri social, quindi Instagram, e tutti a quelli a cui manco sono iscritto, voi iscrivetevi comunque. Io vi saluto, vi do appuntamento come sempre a sabato prossimo per il prossimo video e niente, ciao!